Salve, non pretendo che voi crediate a tutto ciò che sto per dirvi, però pretendo rispetto. Rispetto perché ci sono persone come me e come tanti altri che Come si passano del pone tempo. bene? Passatemi il termine, ovviamente non si fa riferimento a nessun circo mediatico, equestre, giornalistico, ma ad un bel fenomeno in termini di consenso e di condivisione. Lui è Daniele Di Luciano, che credo sia già collegato con noi. Daniele, buongiorno. Buongiorno a tutti, ciao. Grazie, Davide, grazie per grazie. aver accettato il nostro invito, Daniele, davvero di cuore te lo dico. No, ci mancherebbe, grazie a voi che mi avete invitato. Guarda, io ho pubblicato l'ultimo tuo 11-11-11 e tutti dice fantastico, complimenti, e molti però ci chiedono anche legittimamente, ma chi è Daniele Di Luciano? Io lascio proprio l'inizio, la presentazione e il titolo di questa overtura a te. Chi è Daniele Di Luciano? Presentati, quali strumenti utilizzeresti per farlo? Beh, chi sono? Io sono un ragazzo di 27 anni e ho sentito prima quello che dicevate in puntata. Beh, io fino a qualche anno fa forse non ero tanto diverso da Erpelliccia, diciamo. Non perché abbia mai lanciato degli estintori o fatto atti criminali o devastato qualche cosa, no? Ma semplicemente perché ero un pochettino una pedina del sistema. E quindi magari agivo senza farmi delle domande. Poi per caso ho iniziato a fare delle ricerche, ma veramente per caso, perché dopo l'11 settembre mi è capitato per le mani un documento in cui si spiegava che la versione ufficiale di quello che era successo l'11 settembre aveva, ecco, delle falle. E allora da lì ho iniziato a fare delle ricerche e sono rimasto sbalordito, perché ho detto: ma come, la versione ufficiale dell'11 settembre ci racconta delle bugie? Allora significa che i telegiornali, che la TV ci dicono cose non vere. Questa cosa, cioè, questo pensiero mi ha sconvolto, non ero assolutamente preparato a una scoperta del genere. Questo è successo anni fa, nel 2007 circa, e poi da allora, grazie ad internet, perché forse alcuni non si rendono bene conto della potenzialità di questo strumento, ma internet è come avere la più grande biblioteca del mondo a portata di click. Perché su internet ci sono libri, ci sono ricerche, ci sono ricercatori che mettono a disposizione tutto quello che riescono a trovare, lo mettono a disposizione di tutti ed è usufruibile a tutti. Credo sia veramente un mezzo Certo, che potentissimo. noi ricordiamo anche di usare con quella cautela con la quale ti sei anche relazionato te, immagino con internet. Uno dei padri fondatori disse: abbiamo inventato il mare, ma attenti alla rete. C'è il rischio anche che girino grosse bufale, proprio per Esatto. destituire il lavoro che fanno ricercatori come te. Esatto, questo, sì, questo è il problema di internet, cioè che effettivamente ci si può trovare di tutto e quindi anche grandi bufale. Però poi lì sta all'utente, che praticamente attraverso il suo spirito critico e non fermarsi, senza fermarsi davanti al primo risultato, poi approfondisce e va a cercare quelle che sono le fonti. Ecco, Daniele, io ti incalzo un po' anche per i tempi radiofonici Sì, e sì, per sì, sì. davvero l'opportunità che ci dai con la tua partecipazione ai tanti ascoltatori che ci hanno sollecitato perché ti chiamassimo. 15 di settembre, tu già hai lavorato su altri video, ma questo del 15 di ottobre, chiedo scusa, ha grandemente colpito nella suggestione e nell'immaginario chi ha ascoltato questa tua analisi. 15 di ottobre, stiamo parlando gli Indignados. Chi c'è dietro gli Indignados secondo Daniele Di Luciano? Sì, dietro gli Indignados c'è un'organizzazione molto potente, secondo me e secondo anche tanti altri, perché praticamente la manifestazione del 15 ottobre è stata la prima manifestazione al mondo in cui appunto sono scesi in piazza lo stesso giorno dei ragazzi in ogni città di centinaia di paesi probabilmente. E quindi, se questa cosa fosse veramente partita da basso, sarebbe stato un evento rivoluzionario, un evento comunque storico, qualcosa di bellissimo.
ed è quello che credevo anch'io. Poi però c'è chi è andato anche qui ad approfondire un po' la questione e ha notato che praticamente esiste un sito su internet in cui possiamo risalire al proprietario di ogni sito internet che troviamo. Per esempio, che ne so, il blog di Beppe Grillo, andiamo su questo sito e vediamo chi è che ha aperto il blog di Beppe Grillo. Il Casaleggio è stato grande in quello, perché poi lui ha questo limite già, Roberto, poi la ribalta comunque gli piace. Sì, è un limite che rafforza le nostre convinzioni e anche i nostri elementi che diventano antidoto rispetto a questa gente qui. Prego, scusami Daniele. No, niente. Ecco, qualcuno è andato a fare questa ricerca su uno dei siti, diciamo, principali del movimento del 15 ottobre, che appunto era 15ottobre.net, ed è venuto fuori che ad aprirlo è stata una certa Paulina Arcos. Questa Paulina Arcos è moglie di un membro delle Nazioni Unite, dell'ONU, ma la cosa ancora più sorprendente è che questa Paulina Arcos lo abbia aperto da un indirizzo particolare, che è l'indirizzo 866 del United Nations Plaza. Perché è particolare questo indirizzo? Perché io qualche giorno dopo, mentre stavo leggendo un libro, ho scoperto che a quello stesso indirizzo, che è un edificio, quindi non è che immaginiamoci quel numero civico come se fosse una villetta in cui ci abita solo una famiglia, quindi un edificio con tanti piani. Però la coincidenza strana è che ci sono almeno all'interno di quell'edificio almeno tre grandi organizzazioni che dovrebbero essere assolutamente opposte a questo movimento degli Indignados. La prima è Lucis Trust, la seconda è il Millennium Forum di Michael Gorbachev e poi c'è anche l'ADL, l'Anti-Defamation League. Bene, poi se andiamo ad approfondire chi sono i vari membri di queste organizzazioni e quello che hanno detto a proposito del movimento degli Indignados, allora veramente le coincidenze cominciano ad essere troppe. Mi sembra una bellissima analisi e tra l'altro anche la postura che dai all'inizio del tuo video è molto bella. Chiedo rispetto, non chiedo di essere creduto, ma rispetto. E io sono convinto che quel rispetto non lo chiedi per te, ma lo chiedi per tutte quelle persone che da anni stanno lavorando sul cosiddetto filone di controinformazione, anche se la tua mi sembra informazione e quella istituzionale è la controinformazione vera, anche perché vuole distrarre, deviare, modificare quella che è la verità storica, perché poi ricordiamoci che la cronaca di oggi sarà la storia di domani.